Allora, per sabato ci sono numeri che la Lega non metteva insieme da 15 anni, come pullman, come presenze, come partecipazione, quindi l'obiettivo 100.000 in Piazza Duomo è un obiettivo che raggiungeremo sicuramente. Ci saranno interventi dal palco, il presidente del sindacato autonomo di polizia, ci sarà il responsabile di immigrazione della Lega Nord Tony Vobi, ci sarà l'ex parlamentare del PDL Suad Sbai che si occupa e lavora da tempo sui problemi delle donne collegate all'Islam, ci saranno alcuni sindaci leghisti che stanno approvando ordinanze contro la presenza incontrollata di immigrati da tutte le parti. L'ultima ordinanza prevede il divieto di soggiorno senza un certificato medico di buona salute valido e poi soprattutto ci sarà una marea di gente, tanti non leghisti, tanti milanesi. Per i milanesi è l'occasione di dare lo sfratto anticipato a Pisapia, visto come ha ridotto la città, tranne oggi. Ecco, oggi si contano centinaia di vigili urbani che per il resto dell'anno evidentemente sono in giro a fare multe o sono negli scantinati, però purtroppo i vertici con Putin e Renzi non ci sono tutti i giorni, quindi si preannuncia una giornata storica, memorabile, per mettere fine a Mare Nostrum. Presenteremo anche tutti gli ultimi dati. L'ultimo dice che su 40.000 richieste di asilo politico quest'anno, coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati sono meno di 4.000. Quindi è una palla che noi stiamo offrendo vitto e alloggio a rifugiati, perché i rifugiati sono il 10% di quelli che sbarcano. Un commento alla manovra. La manovra economica è una presa per il culo di dimensioni planetarie, a parte il fatto che stiamo commentando delle slide, ormai con Renzi siamo su scherzi a parte, quindi non c'è un documento, non c'è un numero, non c'è una riga, stiamo ragionando delle slide, dei fumetti. Leggendo i fumetti non ci sono i soldi per le forze dell'ordine, di cui hanno parlato per settimane, quindi gli stipendi delle forze dell'ordine continuano a rimanere bloccati e soprattutto c'è il massacro dei comuni e delle regioni, con tagli lineari uguali per tutti. Alla faccia di Renzi che diceva premieremo i più bravi, ci sono i tagli anche ai più bravi che hanno già tagliato di tutto e di più, quindi per quanto riguarda le regioni del nord, Lombardia e Veneto soprattutto, sarà un disastro perché vengono trattate esattamente come quelle che hanno miliardi di euro di debiti, quindi a occhio e croce più che una manovra è una processione funebre. Pare che sia nata un'amicizia fra Vladimir Luxuri e Silvio Berlusconi, questo è un tempo di futuro. Io ho scelto l'altro Vladimir. Io preferisco Vladimir Putin, però ognuno è libero di essere amico anche di Vladimir Luxuria, che è una persona rispettabile. Non condivido assolutamente l'ipotesi di adottare dei bimbi da parte di coppie gay o l'ipotesi di equiparare il matrimonio fra l'uomo e la donna al matrimonio fra due uomini e due donne. Detto questo, Berlusconi è libero di frequentare chi vuole, saranno i suoi elettori a giudicare queste frequentazioni. Quindi quando si parla di sanità, dei diritti che possono avere delle coppie di fatto eterosessuali o omosessuali, sono disponibilissimo a parlarne. L'adozione è un'altra cosa e il matrimonio è un'altra cosa. Lei non cenerà con Luxuria? Ho tutte le sere impegnate, quindi purtroppo temo di non riuscire a cenare con Luxuria. Senta, la Lega ha candidato all'Ambrogino d'Oro Tavecchio, è il candidato ideale, non c'era proprio qualcun altro? L'immigrazione incontrollata fa disastri nelle fabbriche, davanti ai negozi, in metropolitana e anche nel mondo del calcio. Io sarei per il ritorno dei 3 stranieri in campo, non di più, perché è giusto avere un contributo dall'estero di gente che vale e viene qui per integrarsi, lavorare, contribuire. Vedere in campo squadre di calcio, anche a Milano, che hanno solo stranieri in campo è deprimente. Quindi la frase di Tavecchio non è razzista? No, io sono il vero razzista, non Tavecchio. Quindi cosa? Chi se ne frega? Siamo qua a parlare di un'invasione di 150.000 persone, l'ultimo dei miei problemi è Tavecchio, il Milan, l'Inter o l'Atalanta. Avere stadi più sicuri, lo dico da tifoso che va a San Siro da 40 anni e porta il figlio a San Siro, è mio interesse. Che siano le società a doversi accollare le spese per la gestione della sicurezza e non tutti i cittadini italiani è pienamente condivisibile. Che chi picchia, fa casino, ferisce e non debba più mettere piede in uno stadio, sono assolutamente d'accordo. Non capisco perché solo in Italia, in un decreto che si occupa di sicurezza negli stadi, infilino 130 milioni di euro per gli immigrati che sbarcano. È veramente demenziale. Le piazze sono un po' un esperimento politico, c'è spazio anche per un'alleanza con Grillo in futuro? Scenderanno in piazza tutti, ci saranno le casalinghe, ci saranno i pensionati, ci saranno i tranvieri, ci saranno i poliziotti, ci saranno gli agricoltori, ci saranno i taxisti. No, ma tutti, è una manifestazione aperta, quindi se vorrà esserci Forza Italia, se vorrà esserci Fratelli d'Italia, se ci vorrà essere il PD che non è d'accordo con Sua Maestà e Renzi, è una manifestazione pacifica, non violenta, a volto scoperto, aperta a tutti.
Grillo mi ha deluso perché gli ho proposto un incontro anche in diretta streaming, visto che gli piace tanto, per confrontarsi sull'euro, sull'immigrazione, sulla flat tax, sulla situazione economica in Italia. Ha detto che non ce n'è bisogno, e quindi ho paura o scappa, e io con chi ha paura o scappa non mi allevo. Il suo commento sull'allarme Ebola, sul virus dell'Ebola? L'allarme Ebola, farò una conferenza stampa con Marine Le Pen mercoledì a Strasburgo, perché i dati che arrivano sono assolutamente preoccupanti.